In soli 6 anni la costruzione che noi vediamo era praticamente completata nelle sue parti essenziali. Si portarono qui tutte le opere principali delle chiese precedenti, a partire dei bei teleri della storia della croce, dell'esaltazione della croce, che sono ancora da restaurare quasi tutti, che appartengono appunto all'edificio precedente, così come il cancelletto di ingresso del presbiterio, che è un'opera cinquecentesca, pezzi del coro, tra cui la famosa cattedra di San Bernardino, attribuita appunto al passaggio di questo santo nella città di Cuneo, e così via. Dalle cancellate e dei coretti soprastanti, ecco che i malati potevano partecipare direttamente alla messa. La confraternita quindi si curava dei malati e si curava anche dei morti. Infatti, una delle caratteristiche principali era proprio la preghiera per suffragare i defunti. Si dotò in quell'epoca anche però di tutto un apparato nuovo che fu portato a termine nei secoli successivi, negli anni successivi. 1764, per esempio, la grande tela dell'altar maggiore, oppure lo splendido gruppo scultoreo del Cristo che porta la croce. Rappresentavano appunto gli uomini e le donne della confraternita, tutti coloro che si avvicendavano nell'aiutare il Cristo, cioè il malato, il sofferente, a portare la sua croce. Quindi in quell'opera linea possiamo condensare i 7 secoli di storia di questa attività che tuttora prosegue. La confraternita infatti nel 2010 ha rifatto il proprio statuto, è ripartita per poter gestire la Chiesa perché possa sempre di più essere aperta al pubblico e ai fedeli. La diocesi ha un incomodato d'uso la confraternita dall'azienda ospedaliera che ne è proprietaria. Il 90% dei lavori, come si può ben vedere in questo edificio, sono interventi di restauro. Con questo appalto siamo riusciti a montare un grande ponteggio interno alla chiesa e a restaurare completamente sia la cupola che anche il cupolino. Questo intervento dopo l'appalto è costato all'incirca 533.000 euro, che sono stati finanziati interamente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo per la maggior parte, unitamente alla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e infine alla Compagnia di San Paolo.